Buongiorno a tutti e benvenute a un nuovo appuntamento di Caffè con le ragazze. Siamo in compagnia di Giulia Caminito per il libro L'acqua del lago non è mai dolce, edito da Bompiani. Grazie Giulia di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata. Allora, il libro è un romanzo e racconta la storia di una famiglia. In realtà, più nello specifico, la vita della figlia Gaia e del rapporto che la figlia con la madre Antonia, che è una madre molto ingombrante sotto più aspetti. Non svegliamo molto della trama perché comunque invitiamo tutti a leggere il libro. E come mai hai voluto raccontare la storia di questa famiglia, in particolare di Gaia? Beh, io vengo da due romanzi storici, che sono i due libri precedenti, in cui parlavo di alcune storie di famiglia, e questa volta invece volevo affrontare il contemporaneo, avvicinarmi agli anni 2000, agli anni della mia adolescenza. Volevo parlare di individualismo, egoismo, volevo parlare di formazione e malaformazione, di rapporto con lo studio, con la scuola, di rapporto col mondo del lavoro, ma anche di una famiglia molto distante dalla mia, di una povertà più contemporanea. Io mi sono sempre occupata di povertà nei miei libri. Il libro precedente parlava dei mezzadri e dei braccianti, dell'entroterra delle Marche. In questo caso invece parliamo, di una povertà nuova, che è proprio che tra di una famiglia che vive negli anni del consumismo dei primi anni 2000. Sì, questa povertà è data anche da un infortunio che il padre di Gaia, giovane sul lavoro, quindi tratti anche delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro e sul fatto che in realtà i soldi in casa li portava solo la madre, Antonia, e i figli erano tanti, perché c'è Mariano, che è il figlio di una prima relazione della madre, e poi c'è Gaia, che è la protagonista, e i due gemelli, di cui non ricordo se citi il nome o chiami sempre solo come gemelli, però il padre è una figura presente perché ne parli sempre, però anche abbastanza assente, nel senso che prende poco parola, anzi anche ha quasi timore di prendere parola, perché la figura della madre, Antonia, è una figura preponderante. L'hai detto tu, oltre alla povertà, parli della provincia. Per tutta una serie di motivi che non svegliamo, vanno a vivere in provincia, grazie a uno switch di case, uno scambio di case, nella zona del lago di Bracciano, giusto? Però la madre, visto che decide che Gaia deve studiare e lo studio diventerà la chiave per poter aprire le porte del suo futuro, decide che però le scuole lei le doveva frequentare a Roma e quindi lei tutte le mattine doveva prendere un treno, un autobus per arrivare a scuola. Questo l'hai voluto sottolineare per la differenza anche di educazione delle scuole rispetto tra la provincia e invece la capitale? Ma in realtà io credo che ci siano delle ottime scuole anche in provincia, assolutamente. Si dividono un po' gli studenti proprio in due gruppi, quelli che decidono di rimanere nelle scuole locali e quelli che decidono di mandare i figli invece ancora a Roma, perché la provincia, in questo caso del lago di Bracciano, è molto vicina a Roma, cioè Anguillara Sabazia è una fermata dal comune di Roma che inizia con Cesano di Roma. E praticamente in realtà in 20 minuti io alle medie anche arrivavo a scuola con il treno, quindi la presenza del treno ha cambiato moltissimo anche la prospettiva di poter fare vita da pendolare anche come studente. Quindi alcuni, anche per differenziare le esperienze, hanno preferito mandare i figli a Roma a scuola per non rimanere. Sono soprattutto quelli che magari da Roma venivano. Quindi coloro che avevano lasciato Roma per andare a vivere in provincia, spesso però, vista la vicinanza, io volevo parlare proprio di questa prossimità, di questo confine molto labile tra la parte più frastagliata del comune di Roma e tutti i borghi che si trovano nel suo hinterland, perché è una città enorme, non è solo la più grande d'Italia, è anche una delle più grandi d'Europa, ha un'estensione incredibile e quindi questo stare vicini crea dei rapporti di attrazione.
e anche repulsione nei confronti della grande città per tutti questi borghi che mantengono da una parte la loro identità anche storica, culturale, dall'altra però sono sempre più vicini e si allargano sempre di più verso il confine di Roma. Gaia, la protagonista, in due o tre occasioni ha degli scatti di rabbia molto importanti, che ognuno di noi poi leggendo il libro può pensare che siano estemporanei o invece una rabbia che ha provato nel tempo dopo tutta una serie di situazioni. Perché hai voluto rappresentare proprio questi momenti di rabbia e che cosa rappresentano per te? Allora, io mi volevo interrogare sul tema della violenza, in questo caso ovviamente una violenza privata, perché viene mossa da una ragazza verso i suoi coetanei, ma in realtà rientra anche in un discorso di giustizia sociale, perché spesso questi momenti di aggressione vengono da parte di Gaia nei confronti di qualcuno che è più ricco di lei, ha più di lei, la sta tormentando, le ha fatto un torto. E quindi il libro si gioca molto in questo rapporto del sentirsi vicini a lei e sentire i suoi momenti di rabbia come momenti quasi di liberazione, di rivincita, e dall'altra però percepire il peso di questa aggressività, di questo modo di stare nel mondo, di questo modo di colpire per difendersi. E quindi questo è un po' il senso del percorso, c'è cioè un'escalation dei suoi atti di violenza che ovviamente non diciamo che vanno scoperti, però è proprio anche l'essere imprevedibile che caratterizza il suo personaggio, perché da una ragazzina anche molto piccola, perché lei ha 13 anni, la prima volta che ha uno di questi momenti violenti, non ti aspetti questa aggressività, e quindi su questo poi si sviluppa anche la sua storia e il racconto. Oltretutto Gaia è una ragazzina molto studiosa, forse non tanto per la sua volontà, ma perché le viene imposto dalla madre e lei non se la sente di avere una ribellione nei confronti della madre che comunque le ha dato tutto e le dà tutto. Tu gestisci un festival, se non mi sbaglio, che si chiama Under nelle scuole e ritrovi questo atteggiamento nelle giovani ragazze di adesso. Questo è un festival a cui io tengo tantissimo, quest'anno è stato il terzo anno, ovviamente purtroppo solo online, insieme all'Associazione Da Sud. Di solito si svolge grazie proprio alla Biblioapp, che è il luogo che è stato ristrutturato all'interno dell'Istituto Enzo Ferrari a Roma. Si occupa del settimo municipio e di una parte della periferia oltre Cinecittà Romana e delle scuole e gli istituti tecnici. Quindi è proprio una possibilità per giovani autori e autrici sotto i 35 anni di incontrare studenti e studentesse degli ultimi anni del liceo. Devo dire che le esperienze sono state tante, in alcuni casi molta timidezza, molta ritrosia, molta necessità di non farsi notare, molta difficoltà a farsi capire, dall'altra però molta curiosità, molta partecipazione, molta voglia di espressione. E anche capacità di dire cose in questi contesti che non ti aspetteresti. Noi abbiamo fatto tantissimi incontri veramente forti, particolari, parlando di temi importanti. Abbiamo portato una poeta trans come Giovanna Cristina Vivinetto in un istituto tecnico di soli ragazzi, e è stato uno degli incontri più belli a cui io sono stata, perché i ragazzi avevano fatto analisi del testo delle sue poesie, come si fa con la grande poesia che loro studiano, e hanno fatto delle domande delicatissime, ed è veramente uno degli incontri che mi porterò di più nel cuore. Secondo me i ragazzi non possono, e le ragazze non possono essere definiti, vanno incontrati, e dipende come con gli adulti ti incontri. Puoi incontrare delle ragazze, dei ragazzi meravigliosi, altri che sono più sulle loro e non hanno voglia di essere disturbati. Sempre per un altro tuo progetto, hai gestito, se non mi sbaglio, hai scritto due volumi, Donne Esemplari, se non mi sbaglio il titolo, in cui racconti delle scrittrici italiane del Novecento. Spesso sono scrittrici che non hanno avuto il giusto riconoscimento dalla critica, sono state ingiustamente anche un po' dimenticate, non vengono studiate. Perché questo progetto e perché hai voluto dare luce a queste figure femminili?
Allora, questi due volumi in realtà non sono scritti da me, ma sono proprio volumi in cui io faccio due introduzioni, ma raccolgono proprio le opere delle scrittrici. Sono stati pubblicati in ebook da Elliot perché vengono da una collana che io curavo dentro la casa editrice che si chiama Novecento Italiano, una collana di recuperi di scrittori e scrittrici del nostro Novecento che non sono più da tanto tempo in libreria. Visto che appunto anche recuperandoli spesso questi libri entrano e escono dalle librerie molto rapidamente, io mi sono fatta una domanda con la casa editrice sulla disponibilità ed effettivamente l'ebook, la possibilità di leggere in totale sono sei autrici, divise in questi due volumi di donne esemplari, quindi sono tre romanzi e tre raccolte di racconti, e poi io faccio una breve introduzione in cui racconto qualcosa di loro e del perché le abbiamo scelte. La volontà è quella di rendere la possibilità anche a nuovi lettori e lettrici di leggere la scrittura delle donne del Novecento con la forza e la capacità di parlare ancora del presente. Infatti, l'idea di questi recuperi è comunque una contemporaneità della lingua, dei temi e degli sguardi. Che arriva fino a oggi e continuare ad avvicinarle a possibili lettori e lettrici. Bene, noi come contemporanea abbiamo un format all'interno del nostro progetto che pubblichiamo di solito al mercoledì, si chiama L'amica che vorrei, che riprende un testo di Beatrice Masini, dove raccontiamo ogni settimana una scrittrice donna, che vorremmo un po' come amica, e quindi riprendiamo anche alcune delle scrittrici che ha inserito in questi due volumi. Però per il format invece, dove siamo adesso in Caffè con le ragazze, come ultima domanda ti chiediamo, con quale donna del presente o del passato, vorresti, se potessi ovviamente, andare a prendere un caffè? Beh, ti dirò una donna di cui ho una incredibile soggezione e penso tutte noi, pensando a lei, possiamo solo sentire addosso un po' il peso di quello sguardo, di quella scrittura che sicuramente è Elsa Morante, che probabilmente mi ridurrebbe in cenere in 5 minuti, però è la scrittrice preferita della mia mamma, sulla quale lei ha fatto anche la tesi, è una scrittrice che mi ha sempre accompagnata in qualche modo, un po' come di famiglia per me, una scrittrice che amo molto e quindi sarebbe bello vederla dall'altra parte del tavolo. Bene, quindi ricordiamo a tutti il libro di Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce, edito da Pompiani. Grazie Giulia. Oltretutto in una recente intervista che hai rilasciato per Corriere 7 hai raccontato che hai sempre vissuto in mezzo ai libri e quindi è bello vederti lì in mezzo ai tuoi libri, alla tua libreria. Grazie. Grazie mille, questa è proprio la libreria dei miei genitori, tra l'altro, sono assediata dai loro libri come sempre. Grazie a voi, grazie mille. Ciao! Ciao, grazie.